Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Gianroberta Cinelli e sono un entomologo, cioè una persona che studia gli insetti e mi occupo principalmente sia dell'insegnamento ma anche di strade per le farfalle, quello che vengono chiamati corridoi ecologici. E sono qui perché in qualche modo vorrei rispondere a Greta e così al suo discorso. E visto che così, insomma, è un incarico piuttosto delicato, vorrei partire così un po' in maniera diretta. Prego, fate vedere la prima diapositiva. Ecco, allora, per rispondere in maniera diretta vorrei raccontarle che il 27 agosto del 1859 in Pennsylvania il colonnello Henry Drake, che in realtà non era un colonnello ma un ferroviere, per la prima volta nella storia riesce a scalfire la crosta terrestre e così mandare alla profondità di 21 metri una specie di sonda per raccogliere quello che chiamava l'olio di Seneca, cioè il petrolio. Lui così voleva raccogliere il petrolio per illuminare le città americane, per trovare una sostanza capace di sostituire l'olio di balena per appunto per illuminare le città americane. Quello che non sapeva è che questa sostanza arcaica, che così è stata creata milioni e milioni di anni, incontrò nel 1808 un'invenzione modernissima, che è questa, prego. È la Ford T nera, è la prima automobile costruita secondo la scala industriale, praticamente la prima macchina costruita costruita in tantissime copie. In 10 anni ne hanno costruite più di 15 milioni. Questo incontro tra questo mondo arcaico, preistorico e l'invenzione ha scatenato una vera e propria rivoluzione della mobilità. In pochissimi anni il nostro mondo si è riempito letteralmente di strade di cemento. Sono circa 64 milioni i chilometri di strade asfaltate. Per intenderci, potremmo così fare il giro della Terra per 1600 volte, potremmo andare sulla Luna 170 volte e potremmo arrivare quasi al Sole, quasi al Sole. Anche l'Italia, potete anche andare. Anche l'Italia in qualche modo è ricoperta da un reticolo di strade, ha 488.000 km, potremmo andare sulla Luna, tornare indietro, ci dovremmo però fermare a metà. Queste strade ovviamente sono piene di macchine, prego, sono piene di macchine. Le stime così moderne indicano che su questo reticolo asfaltato girano circa 1 miliardo e 400 milioni di automobili, cioè praticamente il doppio della popolazione europea. L'automobile è stata una rivoluzione incredibile perché ha reso la mobilità più veloce, più libera, insomma tantissimi vantaggi, ma ha un grande vantaggio, prego. L'anidride carbonica, che era stata fissata dalle foreste preistoriche, era stata trasformata in petrolio, è uscita dai tubi di scappamento in pochissimi anni. Cioè tutto il carbonio fissato in milioni di anni è tornato nell'atmosfera in poco più di 50 anni. Questo è il grafico dell'aumento dell'anidride carbonica negli ultimi anni. Si vede che inizia piano piano in Europa durante la rivoluzione industriale e dagli anni 70 c'è un incremento davvero incredibile. Pensate che nel 2015 i milioni di tonnellate di anidride carbonica gettate nell'atmosfera raggiungevano i 36,18 milioni di tonnellate. Voi sapete che il gas, che l'anidride carbonica è un gas, quindi è estremamente leggero, quindi è un quantitativo davvero spropositato. E questa cosa, questo gas serra, la comunità scientifica sostiene che provoca il riscaldamento globale, prego, e l'acidificazione degli oceani. Quindi insomma Greta in qualche modo ha assolutamente ragione nel sostenere che il nostro mondo è in pericolo e che noi in qualche modo dobbiamo rispondere alle nuove generazioni. Tra l'altro passando dal generale al particolare, cioè venendo alla nostra città metropolitana, prego ancora,
Si può dire che nel 2015, per in qualche modo intervenire, per cercare di mettere una pezza, insomma di rispondere a questo disagio ambientale, 170 membri di appunto 170 persone di 170 paesi sono incontrati a Parigi per cercare una soluzione. E insomma hanno trovato alcune strategie. Ma passiamo alla nostra città. Nella nostra città metropolitana sono 2.700.000 gli spostamenti che avvengono, di cui 1.600.000 in autovettura. La metà all'interno della città, l'altra metà invece dalle zone del territorio, dai paesi del territorio verso la città. Quindi sono tantissimi, c'è un quantitativo di anidride carbonica che parte dal nostro territorio e così sale verso l'atmosfera. Ed è questo il senso del PUNS: ridurre l'anidride carbonica, secondo così quello che ci chiede Parigi, del 40%. E come si riuscirà a farlo? Beh, riducendo del 28% il traffico di auto e moto e rinnovando il parco circolante con delle automobili, con delle automobili di nuova generazione capaci di inquinare di meno. Prego. Le auto, così nella città metropolitana, dovranno diminuire, passare dal 57% al 41%, e il vero protagonista di questo PUNS, così della mobilità sostenibile, sarà la bicicletta, che dal 5% dovrà passare quindi al 14%. Questo nella città metropolitana. Invece in città questa rivoluzione sarà ancora più forte, perché le automobili dovranno dimezzarsi, dal 42% passare al 22%, deve ovviamente aumentare il trasporto pubblico metropolitano, cioè i mezzi pubblici, l'autobus e il tram che verrà costruito, e di nuovo la bicicletta, la grande protagonista del futuro, dal 5% al 18%. Prego, questi sono i chilometri che dovremmo fare in bicicletta, più di 1 milione di chilometri. I chilometri che dovremmo fare con gli spostamenti del trasporto pubblico metropolitano, eccetera, eccetera, eccetera. Prego. Quello che volevo in qualche modo raccontare, dire metaforicamente a Greta e raccontare anche a voi, che noi non abbiamo solo in questi anni emesso anidride carbonica, ma in qualche modo ci siamo accorti del problema ambientale. Ci siamo accorti e cioè, alcuni dicono nel 1961, ma probabilmente anche prima, è nata una nuova scienza che prende il nome di ecologia applicata e che in qualche modo si inventa delle strategie per migliorare i danni causati dal progresso un po' ottuso. E io vi vorrei raccontare solo un caso di un'azione dell'ecologia applicata, un caso che ha avuto così dei risvolti oltremodo positivi in quei luoghi: allevare i pulcini negli zoo e poi riportare questo meraviglioso uccello sui pigliardini. Tutto bene, il progetto sembra realistico, tant'è che decidono di partire. Gli ultimi minuti però del convegno si narra che gli svizzeri presentarono il conto, e riportare il cipetto delle api, cioè andare in India a prendere le uova eccetera eccetera, costava tantissimo, svariati milioni di euro. Per gli austriaci ovviamente non c'era un problema, i francesi storsero un po' il naso ma decisero di partecipare. Arrivò il turno degli italiani, che dovevano così aprire il portafoglio e pagare per riportare il cipetto. E cosa fecero gli italiani? Accamparono delle scuse: inflazione, non si può, insomma sono le solite cose degli italiani, e gli italiani non parteciparono alla reintroduzione del cipetto delle api. Gli altri paesi europei decisero comunque di continuare e il nuovo millennio venne salutato dal volo maestoso di questo bellissimo uccello, ovviamente solo nella parte nord, perché la parte sud avevano pagato, gli italiani avevano pagato, quindi non avevano diritto al cipetto delle Alpi. Passano gli anni, arriva il 2006, in cui una coppia di cipetti delle Alpi francesi inizia a volare pericolosamente e illegalmente verso l'Italia. Si fa un volo verso l'Italia e poi torna indietro. Figurate i francesi, dopo tutto quello che ha lavorato, che ha speso, non potevano permettere una cosa del genere. Si narra nei corridoi, negli istituti di scienze naturali, che i francesi prelevarono degli animali, li uccisero e li misero davanti, vicino, nei pressi dei nidi, dei cipetti, per trattenerli in Francia. Ma non c'è stato niente da fare.
Nel 2008 la stessa coppia di cipriti delle Alpi vola di nuovo pericolosamente e di nuovo illegalmente verso l'Italia e nidifica pure. Nidifica proprio in Val di Re, dove era stato ucciso l'ultimo cipetto delle Alpi. Da quel momento c'è stato un vero e proprio esodo. Tantissimi uccelli passarono dalla parte nord verso la parte sud e adesso siamo nel 2019, l'Italia vanta la più alta popolazione di cipriti delle Alpi, il tutto senza pagare una lira. Questo era per dire, semplicemente al di là così ovviamente delle battute, è che le azioni di ecologia applicata ci sono, funzionano e addirittura molto spesso hanno dei risvolti molto più positivi di quello che ci si aspettava. Quindi insomma, con questa storia del cipetto, io spero che, perché anche il PUMS in realtà è un'azione di ecologia applicata e ha lo stesso scopo del cipetto delle Alpi, cioè quello di riconquistare il cielo, di renderlo sempre più azzurro. Quindi io passo la parola ad Alberto Forillo e vi auguro così di riconquistare il cielo. Buon lavoro e grazie.